Il Papa ha aperto il sinodo chiedendo a tutti di essere una chiesa che guarda con misericordia l'umanità, una chiesa ospitale dalle porte aperte a tutti, che non si lascia dettare l'agenda dal mondo. Non si può applicare alla natura quanto è dicibile solo per il creato, la riflessione del vescovo De Vasini sul cantico delle creature nella celebrazione del transito di San Francesco. Questa sera alle 21 la veglia di preghiera per Don Pino De Bernardis in cattedrale. Telepace trasmetterà in diretta il momento di preghiera. Eventuali offerte andranno a sostegno della scuola Maria Luigia, a testimonianza della passione di Don Pino per l'educazione. Iniziati i lavori di riqualificazione del lungomare di Riva a Sestri Levante. Entro maggio è previsto il rialzo della passeggiata. Poi gli interventi saranno su via Colombo, che però non sarà pedonalizzata. Estate in crescita come utenza e fatturato per AMT. L'azienda del trasporto pubblico segna un più 30% per i ricavi a luglio e punta sulla completa elettrificazione del servizio urbano entro il 2025. C'è padre Hermes Ronchi questa sera a Sestri Levante. Il teologo guiderà un incontro pubblico a San Bartolomeo della Ginestra, dove parlerà di sinodo e del rapporto tra chiesa e famiglie. Torna su Telepace Missione Mondo, la rubrica che apre lo sguardo su tutti i continenti. Si parte questa sera. A condurre sarà anche quest'anno Don Maurizio Prandi. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Telepace. Questa mattina Papa Francesco ha aperto il sinodo chiedendo a tutti di essere una chiesa che guarda con misericordia l'umanità, una chiesa ospitale dalle porte aperte a tutti, che non si lascia dettare l'agenda dal mondo. Il sinodo non è un parlamento, ha esclamato Francesco durante l'omelia della Santa Messa celebrata questa mattina. Protagonista, ha detto, è lo Spirito Santo. Vediamo. L'obiettivo del sinodo è chiaro nella mente del Papa: ricentrare lo sguardo su Dio per essere una chiesa che guarda l'umanità con misericordia. Una chiesa unita e fraterna, o almeno che cerca di essere unita e fraterna, che ascolta e dialoga. Una chiesa che benedice e incoraggia, che aiuta chi cerca il Signore, che scuote beneficamente gli indifferenti, che avvia percorsi per iniziare le persone alla bellezza della fede. Nell'omelia della messa di apertura del Sinodo dei Vescovi davanti a 25.000 persone, tra cui 365 padri e madri sinodali, Francesco invita la Chiesa ad avere lo stesso sguardo di Gesù, benedicente ed accogliente. E questa Chiesa non si perde d'animo, non cerca scappatoie ideologiche, non si barrica dietro convinzioni acquisiti, non cede a soluzioni di comodo, non si lascia dettare l'agenda dal mondo. E per fugare ogni dubbio sui temi dell'Assise, che si aprirà oggi in aula Paolo VI, dice: non siamo qui per portare avanti una riunione parlamentare o un piano di riforme. Il sinodo, cari fratelli e sorelle, non è un parlamento. Il protagonista è lo Spirito Santo. Siamo per camminare insieme con lo sguardo di Gesù, che benedice il Padre e accoglie quanti sono affaticati e oppressi. E allora, il sogno del Papa è una Chiesa non conflittuale, che si spende con amore, che dialoga con tutti. Una Chiesa che si fa colloquio, una Chiesa del gioco dolce, che non impone pesi e che a tutti ripete: venite, affaticate e oppressi, venite. Papa Francesco apre alla possibilità di accedere ai sacramenti della riconciliazione e dell'Eucarestia anche ai divorziati che vivono in una nuova unione. È una delle risposte pubblicate sul sito del Dicastero per la Dottrina della Fede a una delle domande del cardinale arcivescovo emerito di Praga, che ha ripreso in questo modo i contenuti del capitolo 8 di Amoris Laetitia, dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Nel caso di nuove unioni, spiega questa risposta, i sacerdoti hanno il compito di accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento, secondo gli insegnamenti della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. Il sacerdote, si legge ancora, accoglie la persona, la ascolta con attenzione e le mostra il volto materno della Chiesa, accogliendo la sua giusta intenzione e il suo buon proposito di porre tutta la sua vita alla luce
luce del Vangelo e di praticare la carità, ma è ogni persona individualmente che è chiamata a mettersi davanti a Dio e ad esporgli la propria coscienza con le sue possibilità e i suoi limiti. Torneremo più diffusamente nei prossimi giorni su questi argomenti, approfondendoli alla luce dei passi che sta compiendo anche la nostra Chiesa diocesana. 8 anni dopo la Laudato Si, il Papa esce oggi con la seconda parte dell'enciclica intitolata Laudate Deum, un'esortazione apostolica incentrata sulla crisi climatica. Il documento viene pubblicato non a caso il 4 ottobre, festa di San Francesco di Assisi, patrono dell'ambiente. Francesco mette in luce la debolezza della politica internazionale che tutela i diritti dei più forti senza occuparsi dei diritti di tutti. Il punto di partenza è perentorio. Per quanto si cerchi di negarli, nasconderli, dissimularli o relativizzarli, scrive il Papa, i segni del cambiamento climatico sono sempre più evidenti. E oggi la Chiesa fa memoria di San Francesco di Assisi, come abbiamo detto, patrono d'Italia. Prendendo spunto dalla pubblicazione dell'esortazione apostolica Laudate Deum sulla custodia del creato come dono sacro del creatore, il Vescovo De Vasini ha proposto una riflessione incentrata sul Cantico delle Creature, composto dal poverello di Assisi 1 anno e mezzo prima della morte. Frate Francesco compone il Cantico delle Creature nella primavera del 1225, 1 anno e mezzo prima della sua morte. Quando detta questa lauda, il suo corpo è profondamente segnato dalla malattia, ha impresse le stimmate, gli occhi sono fasciati per non far filtrare luce. Lo sguardo contemplativo diretto a Messello Frate Sole nasce quindi nella cecità. Nella notte in cui le case francescane celebrano il transito di San Francesco, il vescovo Giampio De Vasini, nella chiesa dei Frati Cappuccini di Chiavari, propone una meditazione sul Cantico delle Creature, riflettendo proprio su questo. Il cantico non può essere espressione di una fruizione estetica del creato. Non si può applicare alla natura quanto è dicibile solo per il creato. Sono due termini, due realtà completamente diverse. Il creato rinvia ad un creatore, la natura non necessariamente. Lo sguardo che induce Francesco a chiamare il sole e la luna fratello e sorella si appoggia dunque sull'udito più che sulla vista. È l'ascolto della parola che fa vedere la lode delle creature. Affermare che si va dalla parola alle cose significa aver fede nella creazione. Ecco allora il messaggio che viene trasmesso nella lauda, lontano dal pensare ad un uomo che loda Dio per i vantaggi a lui derivanti. Proprio per questo è ugualmente assente ogni atteggiamento opposto, tipico di chi si scaglia contro la natura per le immani devastazioni che essa provoca al genere umano. Pensiamo al terremoto che ha colpito il Marocco o l'uragano che ha colpito la Libia. Questa sera alle 21 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari ci sarà la veglia di preghiera in suffragio di Don Pino De Bernardis, scomparso lunedì sera all'età di 90 anni. Giovedì mattina alle 10.30 la celebrazione del funerale. Entrambi i momenti saranno trasmessi da Telepace. Potrete seguire la veglia di questa sera al canale 78 e su YouTube. Il funerale giovedì mattina sarà trasmesso anche al canale 12 su Telepace 1. Dunque, per volontà di Don Pino, eventuali offerte saranno destinate alla Scuola Maria Luigia, l'opera a cui teneva tantissimo, e questo fatto testimonia la passione, ancora una volta, per l'educazione di Don Pino. Vediamo. Dici Don Pino e dici giovani, educazione, anzi rischio educativo, per citare Don Giussani che su questa strada ha visto nascere intorno a sé il carisma di CL e su questa strada ha coinvolto anche quel prete ligure appassionato e curioso che era andato a cercarlo proprio per scoprire cosa c'era dietro lo stile con cui i ragazzi di Don Giussani stavano insieme. Don Pino nell'incontro con Don Giussani ha come trovato un metodo per vivere, per comunicare la passione per Cristo che era proprio la sua vita. Don Giuss, entrando al Bercè, ha detto ai ragazzi
Io non sono qui per convincervi di quello in cui credo, ma per darvi tutti gli strumenti per giudicare la proposta che vi faccio. Lui ha sempre avuto una grandissima stima, così come Don Giusto, della nostra libertà e del nostro cuore, e ci ha chiesto sempre di verificare la proposta che ci faceva. Ogni tanto veniva a scuola, faceva degli incontri con i ragazzi finché ha potuto, no? Ci teneva tantissimo. A partire dalla loro esperienza umana, quindi il rapporto con i fratelli, coi genitori, coi compagni, non dei discorsi astratti, li ha sempre provocati a mettersi in gioco, a paragonarsi. È all'altezza del mio desiderio, come tratto il mio fratellino quando gli rubo il giocattolo, poniamo, no? Si è originale non solo per il colore degli occhi, per l'altezza, per l'intelligenza, sei perché chi ti ha voluto con la sua immensa creatività, voluto te originalissimo. Nel concreto poi Don Pino sapeva lasciarsi spostare da quello che incontrava ogni giorno, dagli imprevisti, dalle domande, dai suggerimenti della realtà, fin da subito, fin dagli inizi, poco dopo aver incontrato Don Giussani nella breve esperienza di insegnante e di curato a Lavagna. Ero una bambina, avevo 11 anni ed era il mio insegnante alla scuola media, prima media. Lui ha sempre preso sul serio tutto quanto e noi ci siamo subito resi conto che lui era una persona speciale, particolare, ma noi amavamo quest'ora di religione in una maniera incredibile, perché era l'occasione tra di noi per diventare più amici. Si è sempre lasciato sorprendere da quello che succedeva, ogni cosa per lui era importante. Ricordo una domanda che gli feci proprio da piccina, diciamo, e una domanda che avevo dentro, che avevo vergogna, insomma, a porgliela, e lui invece la prese molto molto sul serio e fece una lezione su quella domanda che gli avevo fatto. Sono iniziati i lavori di riqualificazione del lungomare di Riva a Sestri Levante, un intervento consistente finanziato con 3.800.000 euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La prima parte si dovrebbe concludere a maggio 2024. Siamo andati a vedere. Prime operazioni di allestimento del cantiere sul lungomare di Riva a Sestri Levante. I lavori sono iniziati ufficialmente mercoledì mattina e proseguiranno per molto tempo sul lungomare, nella parte a levante rispetto al ponte sul torrente Petronio. In quella che possiamo definire prima fase sarà interessata la zona più vicina alla spiaggia. Per creare il rialzo che darà quell'effetto di continuità con la passeggiata di Riva Ponente, quindi una passeggiata rialzata che consente di godere del mare da una posizione più alta rispetto all'attuale piano di calpestio. Secondo le previsioni dovrebbe essere completata e fruibile entro maggio 2024. Dopo uno stop di alcuni mesi, durante il periodo estivo, a settembre i lavori interesseranno l'area più a monte, quella di Via Colombo. Il rifacimento della pavimentazione, delle aiuole e di tutto l'arredo urbano presente, compresa la pavimentazione Via Colombo, che come detto rimarrà carrabile, pur attrezzata con la nuova pavimentazione, rimarrà carrabile fino a nuove decisioni, nuovi sviluppi. Diversamente dal progetto iniziale, che era stato fatto sotto la precedente amministrazione, quella attuale ha deciso di non pedonalizzare Via Colombo. È una scelta presa in considerazione dell'ascolto dovuto di gran parte della cittadinanza di Riva, che preferiva una soluzione di questo tipo. La preferiva, ovviamente non l'ha imposta, e abbiamo deciso di sposare questa soluzione perché consente un passaggio graduale a una pedonalizzazione che, ripeto, non vogliamo praticare da subito, verrà valutata soltanto con il completamento della strada industriale Fincantieri Arinox. Altre piccole modifiche riguardano la disposizione dell'area giochi, che sarà più raccolta, e si proverà anche ad aumentare le zone d'ombra sulla piazza. Nel complesso il progetto è finanziato con 3,8 milioni di euro ottenuti con fondi del PNRR. L'amministrazione spiega che durante il periodo dei lavori sarà garantito il transito pedonale a lato dei tre condomini presenti nell'area di cantiere. In questa prima fase dei lavori il mercato settimanale del lunedì non subirà variazioni.
E questa sera alle 18.30 il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solina, si incontrerà i cittadini di Riva per illustrare il progetto dei lavori di riqualificazione del lungomare. Ora parliamo di trasporto pubblico. AMT ha registrato una crescita del numero dei suoi utenti quest'estate. Nel mese di luglio c'è stato un più 30% dei ricavi nella vendita dei biglietti. E intanto continua anche il processo di elettrificazione dei mezzi. Nel solo mese di luglio un più 30% dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2022. A sostenere questa crescita non solo i residenti, ma anche le presenze turistiche che hanno potuto contare per la prima volta sul biglietto integrato estivo Blue and Green, che ha toccato quota 5.700 tagliandi venduti. Per AMT, quella che sta per andare in archivio, è un'estate dai numeri importanti. Turisti e cittadini hanno usato più i mezzi pubblici. Anche agosto è andata molto bene. Siamo molto contenti e siamo praticamente tornati ai numeri ante-Covid. Abbiamo anche visto che è stato molto apprezzato il nostro nuovo abbonamento estivo Blue and Green, un abbonamento che ha venduto circa 5.700 pezzi, un abbonamento che ha permesso di integrare area urbana e area extraurbana col mare e con i monti. Tra le linee maggiormente apprezzate dall'utenza turistica locale e internazionale, quella che collega Santa Margherita Ligure e Portofino, una tratta da alcuni mesi totalmente elettrica e che nelle intenzioni dell'azienda sarà seguita a breve da altre tratte extraurbane. Il nostro obiettivo è la completa elettrificazione urbana entro l'anno 2025, ma parallelamente anche la progressiva elettrificazione dell'area extraurbana. Dal primo di luglio abbiamo avuto 100% elettrica la linea Santa Margherita Portofino e ora abbiamo continuato anche ad ampliare alcune altre linee elettriche e questo è il nostro obiettivo. Anche i servizi a chiamata hanno lavorato. Si sta facendo il punto, è ancora presto, ma comunque che prospettive ci sono? Le prospettive sono un continuo studio e un continuo allargamento. I servizi a chiamata sono un'altra forma di mobilità sostenibile, perché non vanno a sprecare risorse laddove non sono necessarie, quindi sempre in ottica sostenibile. Questa notte, intorno alle 2, i vigili del fuoco hanno trovato un uomo che non era rientrato a casa dopo essere uscito per funghi nella zona del Laccio, nel comune di Torriglia. Si trovava in una scarpata dove si era avventurato lui stesso, ma che dalla quale poi non era riuscito a risalire. I vigili del fuoco lo hanno aiutato usando un imbrago e lo hanno poi accompagnato in una zona sicura. Ad intervenire è stata una squadra di Genova. E con l'inizio della stagione dei funghi tornano a disposizione i controlli degli ispettori micologici della struttura complessa Igiene, Alimenti e Nutrizione di ASL 4. Il servizio sarà gratuito dal 7 ottobre al 30 novembre per i privati cittadini a Chiavari in Corso Dante 163, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9, al sabato dalle 9 alle 10. A Rapallo nel polo sanitario di Via Lamar al sabato dalle 7.15 alle 8.15. In entrambi i casi però bisogna prendere un appuntamento contattando i numeri 0185 32 90 12 oppure 0185 32 90 07. Li trovate comunque sul nostro sito. ASL 4 ricorda che per gli operatori commerciali il controllo è obbligatorio poiché possono essere messi in vendita solo i funghi controllati da ispettori micologi. In questo caso l'operazione è a pagamento. Andiamo avanti perché abbiamo questa sera nella chiesa di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante si terrà un incontro pubblico con padre Hermes Ronchi. Il noto teologo parlerà di sinodo e dei rapporti tra chiesa e famiglie. Il religioso si fermerà 3 giorni nella comunità e sarà possibile anche avvicinarlo e dialogare con lui. Vediamo. C'è un testo di padre Hermes Ronchi che può essere utile anche a chi non lo conoscesse, insomma, di farsi un'idea sulla complessità di questa figura. Un vero gioiellino si intitola I baci non dati. È un libretto agile, snello, che parla dell'amicizia spirituale anche tra donne e uomini,
il tema del maschile e del femminile e la possibilità di condividere appunto nel profondo un'esperienza di intimità e di amicizia. Credo che quello sia un testo proprio bello da gustare e speriamo che appunto la sua presenza qui non soltanto ci aiuti a vivere bene il triduo di preparazione alla nostra festa, la Madonna del Soccorso, ma possa essere un po' generativo per le famiglie e per i giovani. Tre appuntamenti in preparazione alla festa. Si parte con un incontro pubblico, quindi è aperto a tutti. Domani sera, 4 di ottobre, la messa e poi l'incontro. Su quale tema e quali spunti, insomma, volete ricevere, ecco, dalla sua presenza? Ci è sembrata bella la concomitanza con l'apertura dell'Assemblea Generale dei Vescovi per il Sinodo il 4 di ottobre e dunque a Padre Hermes chiediamo proprio di aiutarci a entrare un po' nel sogno del Sinodo, nella visione di una Chiesa più in alleanza con le famiglie, recuperare appunto il senso della famiglia come Chiesa domestica e dell'intreccio assolutamente vitale della vita delle famiglie, ecco, all'interno della Chiesa. E poi il 5 e il 6 di ottobre, altri appuntamenti, quali sono, come si concluderà insomma questo triduo? Il giovedì è la serata in cui si recita il rosario, abbiamo chiesto a lui di meditare per noi i misteri del dolore. Venerdì è un momento dedicato ai giovani e preparato anche dai giovani, un momento di preghiera alla sera, all'interno del quale chiediamo a lui una riflessione proprio sul pregare giovane. Vorremmo guardare a Maria, questa ragazza appunto giovane, e al suo canto del Magnificat, che tra l'altro Hermes Ronchi anche un po', come dire, tradotto poeticamente, ecco, gli chiediamo di trasmettere ai ragazzi, ai giovani, a tutti, quello che è il gusto della preghiera. Torna Missione Mondo, la rubrica di approfondimento sui temi missionari che apre lo sguardo su tutti i continenti. Si parte questa sera con la trasmissione del documentario di Missio Italia dal titolo Cuori Ardenti, Piedi in Cammino, che è anche il tema dell'ottobre missionario. A condurre le puntate di questa stagione sarà anche quest'anno Don Maurizio Prandi. Il programma andrà in onda tutti i mercoledì a partire dalle 21. Ora sfogliamo i quotidiani in edicola quest'oggi. Avvenire titola: precipita e si incendia, e strage sull'autobus a Mestre, oltre 20 i morti e decine di feriti in un incidente sul ponte sopra la ferrovia. Il pullman noleggiato è caduto poco prima delle 20 di ieri sera. Ancora ignote le cause dello sbandamento. E sopra invece dei reportage da confini dimenticati, contro le gang di Haiti arriva l'ONU sull'isola, 1100 soldati keniani. Nagorno-Karabakh, dopo l'esodo, simboli cristiani distrutti, mentre Erevan si vendica di Mosca e aderisce alla Corte Penale Internazionale. E poi ancora notizie in breve: la repressione in Iran, senza il velo in metropolitana, ragazza percossa finisce in coma. Ricucito lo strappo, la Polonia ci ripensa, un varco per il grano dall'Ucraina. E poi ancora dalla prima pagina di Avvenire: naufragio a Cutro, troppe promesse non mantenute, niente ricongiungimenti per gli 81 sopravvissuti alla tragedia. Lampedusa, 10 anni dopo, i morti in mare, sola emergenza. La prima pagina del Secolo con i migranti, caos a Genova, campo nei container, si dimette la collaboratrice dell'assessore Rosso, è la proprietaria del terreno, il sindaco annuncia lo stop al progetto, in consiglio comunale PD e Movimento 5 Stelle all'attacco, anche la titolare dei servizi sociali lascia l'incarico. E poi lì lo stesso sindaco Bucci litiga con la Lega, Bertorello a muso duro, non mi faccio comprare, il commento di Roberto Nofrio, inciampo grave, la trasparenza va garantita. E ancora il crollo del ponte Morandi, il super perito ha avuto solo 5 giorni per studiare il degrado. E naturalmente anche sulla prima pagina del Secolo il gravissimo incidente di ieri a Mestre, almeno 21 i morti, 2 bimbi e decine i feriti. Tirreno Power, tutti assolti, centrale a carbone di Vato, la sentenza dopo 9 anni e 7 mesi, non ci fu disastro ambientale, proteste in aula. Poi Bill Gates a Portofino farà la villa a San Giorgio un hotel Four Seasons. E Valdivara senza medico, l'ASL 4 manda rinforzi, incrementa il presidio. Varese Ligure un dottore per 3.000 residenti, l'azienda sanitaria aumenta di 12 ore il servizio di copertura del territorio, mancano i sanitari nei bandi, già contattati quelli che si presenteranno ad ottobre. Da settembre attivo anche Luca, l'apostrofo UCA, equipe mobile di medico e infermiere. E terminiamo con una pagina dedicata alla scomparsa di Don Pino De Bernardis. Don Pino è quella capacità di guardarti nel profondo, è il racconto del giornalista
giornalista Paolo Cavallo, la nascita di Gioventù Studentesca e Comunione e Liberazione a Chiavari in Liguria, e aveva la forza di creare spazi di bene in ogni ambito, dice l'ex direttore della sede chiavarese del Secolo, appunto Paolo Cavallo. E poi altre testimonianze su Don Pino: ha saputo creare un popolo, coltivava il culto dell'amicizia, lo dice Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia, poi il ricordo di altri parroci e del sindaco di Chiavari. Ed ora linea a Genova ai colleghi de Il Cittadino. Numero celebrativo questa settimana del Cittadino, che festeggia i 150 anni di storia. La prima pagina riporta il testo di auguri dell'arcivescovo, che sottolinea come il giornale debba essere sempre di più voce tra la gente. Il taglio basso ospita l'editoriale firmato a due mani dai direttori Monsignor Silvio Grilli e Don Fernando Primerano, i quali sostengono che il Cittadino continuerà a svolgere il suo ruolo con spirito di servizio e con professionalità. Nelle pagine interne ripercorriamo la storia di questi 150 anni con diversi articoli e gli auguri dei cardinali Bagnasco e Bertone, dei vicari episcopali, del governatore Toti e del sindaco Bucci. Spazio poi agli appuntamenti del nuovo anno del Sinodo, alla vita diocesana con le attività dei giovani nelle associazioni e della pastorale giovanile, dei catechisti e delle missioni. Infine, come sempre, una finestra sullo sport, sull'arte, sulla cultura. Tutte le altre notizie all'interno del giornale, sulla nostra app e sul sito www.ilcittadino.ge.it. Gli aggiornamenti, andiamo in redazione da Giacomo Rizzi. Grazie Emanuela, saluto chi ci sta seguendo. È in corso un intervento dei vigili del fuoco per soccorrere una persona che si trova a Punta Manara di Sesto Levante. L'intervento è in corso, l'allarme è stato dato intorno poco prima delle 12.30 e stanno intervenendo una squadra di terra dei vigili del fuoco di Chiavari e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova. Un altro aggiornamento di cronaca invece riguarda 4 denunce per altrettante persone che hanno preso parte a una rissa vicino a un esercizio commerciale di Calvari nel comune di San Colombano Certenoli. L'episodio è avvenuto circa un mese fa, ma i provvedimenti dei carabinieri della compagnia di Chiavari sono arrivati dopo un'indagine accurata che è stata supportata dai sistemi di videosorveglianza. Una delle persone coinvolte è stata denunciata anche per porto di oggetti atti ad offendere perché aveva usato un coltello durante lo scontro. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Ora vediamo che cosa c'è in programma per la giornata di oggi con l'agenda di Telepace. Gli appuntamenti di mercoledì 4 ottobre. Nella sala Riccio del Palazzo Comunale di Sesto Levante si può visitare la mostra fotografica dedicata al cantautore Luciano Ligabue, è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Nell'ambito della settimana della salute mentale in piazza Capreda Santa Margherita Ligure dalle 14 alle 17 gli operatori della salute mentale a bordo del pulmino del centro diurno distribuiranno materiale informativo e gadget con l'obiettivo di illustrare i servizi offerti dalla struttura. In piazza Ravenna Lavagna dalle 15.30 alle 19 si svolgerà il mercatino del libro usato, alle 16.30 Marica Dianto presenterà i libri per bambini, la gara delle lumache e A spasso nel bosco, alle 18.15 Iuris Fratti presenterà il libro Il treno del prato. Alle 17 nella sala Bo di Palazzo Fasci in Corso Colombo a Sesto Levante verrà presentato il libro Io sono un operaio di Dino Grassi a cura di Giorgio Pagano, dialogherà con lui Antonio Gibelli, docente di storia contemporanea. Sono aperti alle visite i nuovi allestimenti multimediali nel castello cinquecentesco di Santa Margherita Ligure. Si possono visitare dalle 17 alle 19. Il prossimo TG di Telepace va in onda alle 19.15. Alle 21 vi ricordo al canale 12 Missione Mondo e al canale 78 la veglia di preghiera in suffragio di Don Pino De Bernardis. Tutte le notizie sono sul sito teleradiopace.com. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.